Si sono appena spenti i riflettori sul 12° Congresso Nazionale della Società Italiana di Urologia Territoriale ed è tempo di bilanci. Diciamo che la riuscita di un congresso è sempre il frutto dei contenuti scientifici, della partecipazione ai lavori congressuali, dall'organizzazione e dal clima che si respira all'interno di un congresso. Certamente questa 3 giorni ha dato grossi risultati e grandi soddisfazioni alla SIUT. Siccome si è tenuto a Roma dal 15 al 17, il 17 dicembre, il 17 settembre è la giornata mondiale della sicurezza del paziente, abbiamo voluto iniziare la prima giornata proprio con i lavori inaugurali sul ruolo del paziente all'interno del ciclo di cura. Un paziente emerso che non è più in una condizione up-down, ma nel 64% dei casi vuole essere partecipe della propria azione e del proprio ciclo di cura, cioè vuole essere edotto e vuole partecipare nelle scelte terapeutiche. Per cui è un paziente che va informato, che va formato e ovviamente in questo le società scientifiche hanno un alto ruolo in questo momento di informazione e di formazione, unitamente anche alle fondazioni, e questi 3 momenti, società scientifiche, fondazioni, pazienti, hanno dato il via al 12° Congresso Nazionale degli Urologi del Territorio. Subito dopo c'è stato un altro dato. Il mondo femminile è sempre più presente all'interno della medicina e della sanità. Per cui abbiamo voluto iniziare con 3 voci femminili, essenzialmente date dalla presidente di Emergency, Rossella Miccio, da una rappresentante del mondo di farmindustria, nonché da una rappresentanza del mondo scientifico, che in questo caso era data da una ricercatrice del Gemelli di Roma. Per cui questo mondo femminile che è sempre più presente, basti pensare che ai nuovi concorsi ai test di medicina circa il 60% è dato dalle donne, quindi il futuro della sanità possiamo dire che è donna, ed è stato questo il motivo per il quale abbiamo voluto sentire un attimino le voci dal campo. È seguita ovviamente la giornata successiva con l'urologia funzionale e con la oncurologia. Questi momenti tematici hanno visto una sorta di approccio multidisciplinare, dove per ogni argomento trattato c'era la voce del territorio, la voce dei radioterapisti per l'oncologia, la voce degli oncologi, ma c'era anche la voce di chi fa interventi di secondo livello urologico. Quindi mi riferisco a esperienze universitarie ed esperienze ospedaliere di secondo livello. Cioè abbiamo trattato anche un grosso argomento che è quello dell'antibiotico resistenza, perché dal momento che le infezioni urinarie sono un po' il grande momento, il grande impatto che si ha sul territorio, come dire, una condivisione di quello che è il rapporto tra ospedale e territorio, ma soprattutto su quello che è l'agito del medico all'interno dei propri ambulatori, può fare la differenza per questa antibiotico resistenza che farà circa 10 milioni di morti l'anno se non, diciamo, riusciamo a fare una infezione di tendenza. Abbiamo trattato anche tutte le problematiche andrologiche della sessualità. È stata trattata la sessualità in epoca Covid ed è emerso che poi tutto sommato la natalità non ha avuto questo grande incremento come si sperava, e abbiamo trattato anche quelle che sono le problematiche dei comportamenti alimentari e dei risvolti sulla sessualità. Abbiamo trattato anche della calcolosi, soprattutto per ciò che attiene la terapia medica e il ruolo delle acque che non sono tutte uguali, perché la terapia idropinica è parte fondamentale della terapia della calcolosi. Nella terza giornata abbiamo trattato essenzialmente, come dire, l'organizzazione del territorio e precisamente liste di attesa, visite domiciliari, come il Covid ha impattato le varie tematiche dell'urologia territoriale e come ne stiamo uscendo. Basta pensare che il territorio ormai è entrato a pieno regime con le 3-4 visite ambulatoriali all'ora, per cui ormai stiamo in piena fase di recupero delle liste di attesa. Abbiamo concluso con tutte le problematiche dell'ENPAM, pensionistiche, pensioni integrate e quant'altro, perché sono notizie importanti che interessano l'urologo del territorio. Il tutto si è svolto con grande partecipazione in aula, un grande clima anche nei momenti sociali,
ma d'altra parte i congressi SIUT sono proprio connotati da questo grosso rapporto amicale che si è cementato negli anni. E con queste considerazioni, con nuovi e migliori auspici, ci approcciamo al 13° congresso nazionale degli urologi del territorio che si terrà a Napoli il 21, 22 e 23 settembre 2023 all'Hotel Royal Continental.